Ciao ragazzi, sono Fabio e benvenuti in questo nuovo video. Questa settimana dal punto di vista delle novità fotografiche è stata veramente interessante. Abbiamo avuto Fuji che ha presentato la sua nuova medio formato GFX 100S e anche una macchina della serie X, la X4, che io ho potuto provare in anteprima per voi e che trovate la recensione linkata qua sopra e sotto in descrizione, oltre a una serie di altre ottiche. E poi è arrivata Sony che ha presentato la sua nuova ammiraglia mirrorless full frame, la Sony Alpha 1. Le caratteristiche di questa macchina sono decisamente da giù di testa. Si tratta di una sorta di fusione potenziata con gli steroidi tra la mega risoluzione di una A7R4, le capacità video di una A7S3 e l'eccellente autofocus insieme a tutte le altre caratteristiche della ex top di gamma Sony A9 Mark II. Tutte messe insieme e portate all'ennesima potenza. Sono abbastanza convinto che in questa settimana abbiate già visto diversi video di commento alle caratteristiche tecniche di questa macchina, quindi anziché farvi il solito elenco delle sue specifiche, ho deciso di focalizzarmi sulle sue tre caratteristiche che mi hanno davvero stupito e che vorrei, per così dire, rubare dalla Sony Alpha 1 per avere fin da subito sulla mia macchina fotografica, perché avrebbero un impatto molto importante sul mio lavoro. E spoiler, non sono né la mega risoluzione né la super raffica e nemmeno i video in 8K. La prima caratteristica di questa Sony Alpha 1 che mi ha veramente colpito è il nuovo otturatore meccanico, che è stato interamente riprogettato da Sony con degli elementi in carbonio, nuovi attuatori, eccetera, che hanno reso possibile la sincronizzazione con il flash al tempo di un 400esimo di secondo. Ora, tutte le macchine fotografiche che sono attualmente sul mercato con il classico otturatore a tendine, e non sto quindi parlando di macchine con l'otturatore centrale, hanno un tempo di sincronizzazione massimo che si ferma intorno a un 200esimo, un 250esimo di secondo a seconda dei modelli. Bene, il fatto di potersi spingere uno stop in più, quindi un otturatore che va il doppio più veloce, risulta essere molto comodo in tantissimi ambiti di utilizzo. Sony nella sua presentazione ha fatto vedere un'applicazione al mondo della fotografia sportiva, dove il fatto di poter avere questo otturatore veloce quando si utilizza il flash risulta essere molto molto comodo. Ma per quanto riguarda me e il mio lavoro, se io potessi salire dal 1/250 di secondo che ho adesso sulla A7 III, ma che avevo prima anche sulla mia vecchia reflex, al 400esimo di secondo quando faccio i servizi fotografici qua in studio, ecco che questo mi potrebbe aiutare nel giochino tra bilanciamento di luce flash e ambiente, ad esempio a tenere un diaframma un pochino più aperto, abbassare la potenza del flash ma a mantenere allo stesso tempo costante la luce ambiente nella mia fotografia, che di solito per le fotografie in studio vado completamente a eliminare. Questo è chiaramente un esempio molto legato al mio lavoro di fotografo qua in studio, ma è chiaro che potrebbe tornare comodo anche in altri utilizzi, ad esempio per scattare con il flash con un tempo un pochino più veloce per abbassare la luce ambiente in esterna, senza dover per forza ricorrere all'high speed sync e a tutti gli effetti collaterali che questa modalità del flash comporta. E sempre a proposito di fotografia con il flash, la seconda caratteristica di questa Sony Alpha 1 che mi ha veramente impressionato è il fatto che per la prima volta, o almeno io penso sia la prima volta, non l'ho mai visto in nessun'altra fotocamera, la Sony Alpha 1 consente di scattare con il flash con l'otturatore elettronico. Su tutte le altre macchine questo in genere non è possibile, banalmente perché la macchina non ce la fa a leggere in contemporanea tutti i pixel del sensore quando avviene il lampo del flash. Se anche fosse possibile, quello che potremmo avere nella foto sarebbe magari una parte del fotogramma illuminato, una parte scura, proprio perché la macchina non riesce a leggere tutti i pixel in contemporanea. Bene, questa Sony Alpha 1, grazie a un nuovo processore e a un sensore riprogettato, è in grado proprio di fare questa cosa, cioè di leggere tutti i pixel in contemporanea e consentire quindi l'utilizzo dell'otturatore elettronico con il flash, nonostante abbia ben 50 milioni di pixel. E questa è una cosa veramente stratosferica. Magari ad alcuni di voi potrà sembrare banale, ma vi assicuro che non è affatto così. Poter leggere in contemporanea 50 milioni di pixel, ok, limitati in questo caso a 1/200 di secondo come tempo di sincronizzazione, che comunque è in linea con quello che si poteva fare fino ad ora solo con l'otturatore meccanico, è veramente tanta tanta roba. E
Nel mio lavoro questo potrebbe tornare molto comodo tutte le volte che mi trovo a fare dei servizi fotografici ai neonati che io faccio qua in studio utilizzando il flash. Avere la possibilità di utilizzare l'otturatore elettronico con il flash andrebbe dal mio punto di vista a eliminare un ulteriore rumore, una possibile fonte di distrazione per i miei piccoli modelli. Nel mio caso, poter scattare nel completo silenzio con solo la luce che si accende e si spegne sarebbe veramente molto interessante. E al di là di questo, pensate anche a tutte le altre situazioni di scatto in cui si può utilizzare il flash, dove però può far comodo allo stesso tempo poterlo fare in estremo silenzio. Ecco, questa è la vera novità. La terza caratteristica della Sony Alpha 1 che a me farebbe veramente comodo è il suo super rinnovato e super efficiente algoritmo di autofocus. Da quanto visto nella dimostrazione di Sony, il nuovo autofocus è qualcosa di veramente eccezionale. Aggancia un soggetto, qualunque tipo di soggetto, che sia una persona, un animale, un oggetto in movimento, e lo segue in maniera super fluida e super rapida attraverso l'inquadratura qualunque movimento vada a fare. Questo è stato possibile grazie al nuovo motore di autofocus che effettua ben 120 calcoli relativi all'autofocus al secondo, e questo numero di calcoli al secondo, 120 relativi all'autofocus, è circa il doppio di quello che poteva fare la Sony A9 Mark II, che comunque era già un'ottima macchina da questo punto di vista. A me questa caratteristica tornerebbe molto molto comoda, non per la parte di fotografia in studio, dove anche un singolo punto di autofocus dal mio punto di vista sarebbe più che sufficiente, ma sarebbe comodo per tutti i servizi che faccio con i bimbi in esterna, ovviamente in primavera e in estate, non qua in inverno. Perché? Perché i piccoli soggetti, e quelli di voi che hanno figli lo sapranno bene, non stanno mai fermi, si muovono da tutte le parti, da una parte all'altra in maniera imprevedibile. È difficile chiedergli di stare fermi per fare delle foto, e avere uno strumento che mi consenta di seguire efficacemente il mio soggetto senza perderlo mai, beh, a me andrebbe a migliorare notevolmente il lavoro. Ora, già così con la macchina che ho riesco comunque a ottenere degli ottimi risultati, però ci sono alcune situazioni proprio con quei bimbi un pochino più vivaci dove a volte fa fatica a seguirlo e ad agganciarlo. Bene, da quanto visto con questa Sony Alpha 1, qualunque cosa succeda e si muova all'interno dell'inquadratura, quella macchina è in grado di tracciarla. Ecco, queste sono le tre cose che a me hanno colpito veramente della Sony Alpha 1, al di là di tutte le altre specifiche stratosferiche, e che spero arrivino al più presto su tutte le altre macchine fotografiche di prezzo più umano, quindi per noi comuni mortali. Ma dopotutto, come avevo sentito tempo fa in una trasmissione televisiva che parlava di automobili, l'ospite, non mi ricordo in questo momento chi fosse, aveva detto questa frase: il lusso di oggi è la normalità di domani. Che cosa significa? Beh, pensate al mondo delle automobili, proprio giusto per restare in tema. Fino a qualche anno fa, cose come l'autoradio, il climatizzatore, eccetera, erano degli optional sulle macchine più base, mentre erano di serie sulle macchine di lusso, sulle macchine di alta gamma. Mentre al giorno d'oggi qualunque utilitaria, anche la più base, ha un qualche tipo di autoradio e il climatizzatore. Ecco, stessa cosa, stesso discorso, spero che si possa poi applicare anche alle macchine fotografiche. Quello che ora vediamo come caratteristica estrema innovativa su queste macchine ammiraglie e che costituisce in un certo senso il lusso, diventerà prima o poi la normalità, un domani, su tutte le macchine fotografiche in commercio. Fa quindi piacere che le varie case sfornino dei modelli dalle caratteristiche così avanzate e innovative, perché ci danno un'idea della direzione in cui sta andando la ricerca e sviluppo di cose che nel giro di qualche mese, qualche anno, vedremo anche su tutte le altre macchine fotografiche più normali. Perché alla fine è proprio questo il ruolo delle macchine fotografiche cosiddette ammiraglie: creare dei corpi macchina destinati a una nicchia molto ristretta di persone, che però racchiudono lo stato dell'arte, il meglio del meglio della tecnologia fotografica di ogni singola casa. E proprio per questo non sono d'accordo con chi ha bollato questa macchina come cara. Perché se ci pensate, tutte le altre ammiraglie, ad esempio la Canon 1DX Mark III, la Nikon D6, eccetera, sono sempre state più o meno in questa fascia di mercato. Tra l'altro, vado a memoria, ma la Canon 1DX Mark III tuttora viene venduta a 7600 euro. Questa nuova Sony Alpha 1 verrà proposta a 7300 euro, giusto per dare un'idea. Oltre a questo, la cosa secondo me sbagliata è pensare a questo tipo di macchine come care.
No, queste macchine, ragazzi, non sono care, sono costose e c'è una bella differenza tra i due termini. Caro è un oggetto che non vale il suo prezzo. Ritornando all'esempio delle automobili, se un'utilitaria base, pensiamo, che ne so, una Panda, fosse venduta a 50.000 euro, ecco che in quel caso sarebbe cara. Ma al contrario, se pensiamo a una macchina tipo una Ferrari, una Lamborghini, vetture che vengono vendute intorno alle centinaia di migliaia di euro, quelle macchine sono costose. Cioè, il fatto che io non me le possa permettere se non in versione modellino per farci giocare mio figlio, non significa che non abbiano un grandissimo valore che ne va a giustificare il prezzo. E con le macchine fotografiche alla fine è esattamente la stessa cosa. Cioè, se una entry level della gamma fosse venduta a 7.000 euro, è chiaro che quella macchina sarebbe cara. Ma se una macchina fotografica ammiraglia, che rappresenta il meglio del meglio di quello che può offrire a livello tecnologico una casa produttrice, beh, quella macchina è costosa, di certo non cara. Comunque, pippone a parte, a questo punto io sono super super curioso di vedere che cosa tireranno fuori anche le altre case come loro ammiraglie mirrorless full frame. So dai rumors che Canon sta lavorando alla sua, Nikon alla sua e forse anche Panasonic, probabilmente in vista, incrociamo le dita, delle prossime Olimpiadi di Tokyo. E sono sicuro, ragazzi, che ne vedremo delle belle. Se queste sono le premesse, sono sicuro che tutte le altre case presenteranno dei modelli altrettanto, se non ancora di più, evoluti, efficienti e super avanzati. Al di là di questo, io in questo video vi ho detto le mie tre caratteristiche preferite di questa nuova Sony Alpha 1, ma adesso giro la palla a voi. Qual è la caratteristica di questa Sony Alpha 1 che vorreste, per così dire, rubare per importarla sulla macchina fotografica che usate tutti i giorni, indipendentemente dal marchio che utilizzate, dal discorso prezzo, eccetera, eccetera? Beh, fatemelo sapere in un commento qua sotto. Ok ragazzi, con questo è tutto per il video di oggi. Se vi è piaciuto, lasciatemi un bel mi piace e condividetelo con tutte le persone che potrebbero essere interessate. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella se ancora non l'avete fatto per non perdervi neanche un nuovo video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!